One Podcast. Venerdì 14 giugno alla Repubblica delle Idee a Bologna c'era anche il podcast Soldi. Eravamo lì con tre ospiti a parlare di inclusione e competenze per lo sviluppo dell'Italia e delle sue imprese. Ecco quindi quello che ci siamo raccontati sul palco della Repubblica delle Idee. Buon ascolto. Soldi, il podcast di Affari e Finanza. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti, è un piacere vedere questa sala così piena. Io sono Raffaele Ricciardi, sono un giornalista di Repubblica, alla redazione di Economia e alla redazione anche di Affari e Finanza, il nostro settimanale economico, e lo dico anche perché sono contento che questa chiacchierata di oggi per noi diventerà anche un podcast. Noi abbiamo un podcast di economia, di affari e finanza, che si chiama Soldi, che è settimanale, lo trovate sul nostro sito, su Spotify, su One Podcast, e questa chiacchierata sarà appunto anche una puntata, quindi il saluto va anche a chi ci ascolta tramite il podcast. Allora, il titolo nostro di oggi è Lavoro, inclusione e competenze per creare sviluppo. E ragionando un po' nelle ultime settimane, insomma, per preparare questa chiacchierata, non ho potuto fare a meno di notare come ci siano stati segnali continui della necessità che noi come paese abbiamo di inclusione e di competenze. Vi ricorderete, pochi giorni fa ci sono state le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, ovviamente per noi dell'economia un momento centrale nell'anno. Ecco, in un passaggio del suo discorso Fabio Panetta ha detto che da qui al 2040, e siamo dietro l'angolo praticamente, rischiamo di perdere 5 milioni di persone in Italia in età di lavoro, come forza lavoro. E quindi abbiamo bisogno di attivare i nostri disoccupati, i nostri giovani che non studiano né lavorano, e abbiamo anche bisogno di un flusso regolare di immigrati nel nostro paese. Non c'è presidente dell'INPS praticamente che non ci ricordi ogni mese che il nostro sistema pensionistico senza nuove forze non si può più reggere. Pensate che Panetta parlava di perdita di 13 punti di PIL con la fuoriuscita dalla forza lavoro di queste 5 milioni di persone. Insomma, non è solo una questione etica quella di includere, è diventata veramente una questione di vita o di morte per il nostro paese, e potrei senz'altro andare avanti a fare molti esempi di questo tipo. E visto che però siamo una Repubblica fondata sul lavoro, noi vogliamo parlare di inclusione e di competenze sul lavoro. Però allora non siete venuti qui per sentire me parlare, ma senz'altro per sentire le nostre ospiti. Le chiamo, sono Sean Carson, Alessia Di Matteo e Valentina Tanzi. Benvenute, è un piacere. Le ho chiamate volutamente per nome perché sono, insomma, ci tengo che siano loro a dirvi rapidamente. Facciamo un po' come tutto il calcio, minuto per minuto, giusto minuto e risultato. Ecco, presentatevi, partiamo dal fondo, così vi potete presentare direttamente. Grazie mille Raffaele, buongiorno a tutti, io sono Valentina Tanzi e in General Italia ho la responsabilità della funzione People Value and Engagement, che è un obiettivo molto sfidante, quello di garantire che le nostre persone abbiano sempre le giuste competenze per poter svolgere al meglio il proprio lavoro e che lo possano fare in un ambiente realmente inclusivo, dove possano trovare attenzione alla loro crescita, sia da un punto di vista professionale, ma aggiungo anche da un punto di vista personale. General Italia è il principale player assicurativo nel contesto italiano e possiamo contare sulla collaborazione di 40.000 distributori e 13.000 dipendenti. La nostra mission è quella di proteggere il futuro delle persone, delle famiglie e delle aziende, e lo vogliamo fare in un modo che sia sempre più semplice e digitale. Grazie. Grazie, procediamo.
Alessia Di Matteo, responsabile risorse umane di Chef Express. Chef Express è la società di ristorazione del gruppo Cremonini e da oltre 40 anni ci occupiamo di servizi di ristorazione nei contesti di viaggio. Siamo su 45 stazioni, 15 aeroporti, 57 aree di servizio autostradali e sviluppiamo dei format ristorativi nostri di proprietà, ma siamo anche franchisee di brand molto conosciuti come McDonald's, Pret a Manger e Wagamama. Siamo poi anche all'estero in Europa e serviamo circa 120 treni al giorno, quindi siamo leader anche in Europa. Perfetto, Sean. Buongiorno a tutti, Sean Carson, Chief People Officer di Sisal. Dal nome e anche dalla mia pronuncia noterete che io sono di origini italiane, australiane, quindi cittadinanza italiana acquisita, e torno in Italia l'anno scorso dopo un decennio fuori con mio marito italiano e due figli, ed entro in Sisal, che è una realtà che forse conoscerete con la sua lunga storia, quasi 80 anni qui in Italia, con una connotazione molto di azienda retail, che però adesso ormai è un'azienda, una realtà fortemente improntata all'innovazione digitale e con una trasformazione anche internazionale, che oggi conta più di 3.200 dipendenti e operiamo in 5 paesi. Perfetto, allora grazie per la vostra presentazione, andrei subito al cuore della questione. Alessia, partirei proprio da quella notazione, no, del governatore Panetta di cui parlavo prima, cioè sulla necessità di avere lavoro immigrato, un flusso regolarizzato, perché sennò insomma questo paese non si regge. Allora, voi come azienda avete senz'altro una presenza multiculturale tra le vostre persone. Allora, che cosa significa includere queste persone in aziende? Quindi che ruolo, anche che responsabilità hanno le aziende da questo punto di vista? Sì, certo, per noi è un presupposto. Noi abbiamo all'interno di Chef Express 46 nazionalità diverse, persone che arrivano da 46 nazionalità. È ovvio che questo può avere a volte dei risvolti anche sul benessere, su come si sta al lavoro, a volte incomprensioni legate alla lingua, a volte incomprensioni legate appunto a provenienze diverse possono portare ovviamente a gestire delle situazioni difficili. Per noi però è anche un valore aggiunto, è un valore aggiunto perché la nostra azienda in questo modo risulta essere anche agli occhi dei talenti un'azienda attrattiva, ed è un valore aggiunto perché i nostri colleghi e colleghe sui punti vendita diventano i nostri primi recruiter, perché promuovono l'azienda anche all'interno delle loro comunità, quindi noi abbiamo dei punti vendita dove abbiamo delle intere comunità che ovviamente lavorano con noi. Questo significa che le persone si trovano bene, sono le prime ad essere ambassador ovviamente della nostra azienda. Per noi inclusività significa anche avere un vantaggio competitivo ed è anche un valore strategico per il business, perché avere popolazioni che provengono da contesti completamente diversi ci aiuta anche a migliorare la performance attraverso una maggiore creatività, una maggiore innovazione, e anche perché rappresentano quello che poi il mercato ci chiede. Le nostre persone rappresentano poi il mercato in termini anche di bisogni diversi e di desideri diversi. Noi offriamo ogni giorno, ogni anno 60-70 milioni di caffè, e questo significa che dobbiamo essere sempre più attenti ovviamente anche alla diversità che c'è insomma nei nostri clienti. Come chef inoltre riteniamo che l'inclusività passi anche dall'ascolto. Abbiamo dei programmi che prevedono proprio l'ascolto delle persone, delle loro individualità, ed è per questo che siamo partiti con dei progetti di formazione che hanno permesso alle persone di diventare dei tutor expert, l'abbiamo chiamato così. Sono persone che per esigenze personali o familiari magari non possono dare troppa disponibilità in termini di ore o non possono spostarsi dal punto vendita in cui sono, ma sono riconosciute nella loro individualità e nelle aspirazioni che hanno. Quindi diventano i tutor dei nuovi ingressi, e in questo modo per noi riusciamo quindi a valorizzare anche le competenze di ogni singolo individuo.
Bello, l'immagine del caffè come specchio del paese è significativa. Io credo che un po' quello che mi piacerebbe che emergesse da questo palco è l'idea che l'inclusività e l'inclusione sul lavoro è davvero qualcosa che va concepito a tutto tondo, no? Infatti nel titolo l'abbiamo messa vicino alla parola competenze, perché senza le competenze è difficile che ci sia l'inclusione, no? Soprattutto in una fase storica in cui si rischia molto facilmente di essere tagliati fuori, perché sappiamo che il mondo del lavoro in particolare va avanti a una velocità impressionante. Mi sono appuntato qualche numero che abbiamo pubblicato su Affari e Finanza proprio pochi giorni fa. Per esempio, se parliamo di competenze, parliamo di progresso tecnologico e quindi tutti parliamo di intelligenza artificiale in questa fase storica. Allora, il Boston Consulting Group stima che ha fatto un'indagine, il 95% degli amministratori delegati, per esempio nel settore dei contact center, si aspetta che nel giro di 3 anni i loro clienti siano serviti da un bot, per cui ci sarà un'intelligenza artificiale a rispondere alle domande dei clienti. Questo nel giro di 3 anni, e io immagino, se sono un lavoratore di un contact center o se sono un sindacalista, mi si è gelato il sangue nelle vene in questo momento. Dall'altra parte però abbiamo anche un'indagine di Salesforce che dice che il 76, quasi 8 lavoratori su 10 denunciano carichi di lavoro in continua crescita, e quindi che il burnout è dietro l'angolo, e quindi invece in questo caso l'intelligenza artificiale, che può essere una stampella perché ovviamente può sgravare i lavoratori. Allora Sean, come azienda senz'altro digitale per tanti punti di vista, com'è che stanno insieme le due cose? Cioè la paura di portar via il lavoro e dall'altra invece la potenzialità di essere una stampella dell'evoluzione delle competenze digitali. Grazie Raffaele. No, si tengono insieme, appunto come dicevi tu, vedendo questo come un innesto tra l'intelligenza artificiale e le competenze inclusione, tutto insieme, e vedendolo come un'opportunità non di fare le stesse cose con meno persone, ma di fare meglio, di fare diversamente le cose con le persone, i talenti, le competenze che andiamo quindi a maggiormente valorizzare. Si tengono insieme vedendolo come anche una leva, no? di inclusione, quindi andando a trasformare il modo in cui tutti noi lavoriamo e tutti noi interagiamo con questi strumenti, con queste tecnologie, di andare ad accompagnare e includere tutti in questo percorso. Proprio recentemente ho partecipato a un confronto con i Google, Amazon, Salesforce, dove su questo tema, ed è quello che è emerso da tutti, è il consenso che in questa sfida si deve, e la sfida delle aziende, è mettere al centro le persone, le competenze. E infatti questa partita non si gioca sui talenti, diciamo, tecnologici, no? Quelli che fanno gli algoritmi, i codici, ma sono le persone che stanno in azienda, che sanno ma qual è il problema che devo risolvere, qual è la cosa che devo fare con questa tecnologia per rispondere alle esigenze per i nostri clienti, per creare valore in azienda. Quindi credo che veramente mettendo insieme queste cose tra inclusione, competenza, si arriva a un concetto veramente di sostenibilità. E quindi proprio in CISO credo che questo concetto della sostenibilità con un concetto di digital employability vada ad accompagnare questo percorso non solo all'interno delle aziende ma anche fuori, e ci sono degli esempi in CISO che andiamo a fare questa cosa all'interno, per esempio dando ai nostri colleghi tante opportunità di interagire con l'innovazione, con Envisioning Days che facciamo, che hanno coinvolto veramente migliaia di colleghi negli ultimi anni, accompagnando questo percorso anche con partner esterni, quale l'università, che veramente tanto fanno in questo spazio, per esempio anche il Politecnico di Torino con Human Eyes, che vuole mettere insieme veramente, no, laureati nelle scienze umanistiche con l'accompagnamento verso le competenze anche più digitali. Quindi veramente tanto si può fare se si parte mettendo le persone al centro. Mettere le persone al centro è anche un po', Valentina, il vostro lavoro. Anche voi siete in un ambito che sta vivendo una profonda trasformazione, diciamo che la figura dell'agente si sta svecchiando necessariamente. Ecco, come si fa a non lasciare fuori, a non tagliare fuori le persone da questa evoluzione?
Grazie, assolutamente. Io mi ricollego a quanto detto da Sean, il tema delle competenze è chiave anche per noi, nel modo specifico tutto quello che stiamo facendo per apportare le competenze digitali nel nostro mondo. E sono delle competenze digitali che hanno una tale portata, una tale importanza, che il rischio è di poter lasciare qualche persona indietro. Ecco, il nostro obiettivo invece è di far sì che tutte le nostre persone abbiano quelle competenze sulle nuove tecnologie che possano sfruttare da un punto di vista professionale ma anche personale, e quindi dar loro degli strumenti per poterle valorizzare al meglio. Il percorso di trasformazione digitale in generale è già iniziato da qualche anno. Noi abbiamo iniziato introducendo quelle figure professionali che effettivamente ci mancavano, no? Il settore assicurativo è sicuramente uno dei settori dove le nuove tecnologie stanno portando maggiori cambiamenti. Quindi abbiamo iniziato assumendo oltre 200 nuove figure di data scientist, data engineer, e poi abbiamo iniziato a portare questa trasformazione, questa innovazione delle competenze anche in tutte le altre aree aziendali, quindi andando ad innovare i nostri processi e il nostro modello di business. La nostra attenzione è quella di guardare anche al mercato esterno in modo tale di fornire supporto anche ai giovani nel momento in cui vanno a sviluppare le loro competenze. Sarò più specifica. Abbiamo delle partnership con il mondo accademico, in particolare per quanto riguarda appunto le persone che affrontano percorsi di studio STEM, e lo facciamo nel modo particolare sostenendo le carriere al femminile. Il tema della gender diversity per noi è una sfida, e ci teniamo quindi a supportare in modo particolare le studentesse che vogliono affrontare questo tipo di percorso, e lo facciamo con molte iniziative. Oltre a questo però abbiamo creato anche un ecosistema digitale, una piattaforma, si chiama Go Generali, alla quale hanno accesso tutti gli studenti. Per darvi un'idea, ad oggi ci sono più di 100.000 giovani studenti che si sono iscritti alla nostra piattaforma, dove in modo gratuito possono trovare tutta una serie di contenuti formativi, tra cui anche molte iniziative di formazione proprio sulle competenze digitali, ma non solo. E questo perché vogliamo accompagnare i giovani nel mercato esterno in un momento particolarmente delicato come quello della scelta del proprio percorso professionale. Quindi ci teniamo a farlo indipendentemente dal fatto che poi decideranno di venire a lavorare con noi oppure no. È una risorsa importante che ovviamente andiamo ad alimentare ed aggiornare costantemente per rispondere al meglio a quelle che sono le esigenze delle nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro. Allora, ci avete fatto un quadro di come approcciate il tema, no? Alla diversità, equità e inclusione abbiamo anche dedicato ormai un acronimo, quindi quando arriviamo a quel punto vuol dire che è sulla bocca di tutti, un po' come è successo con l'ESG. Però se dovessi fare un attimo il professore, visto che siamo in stagione di pagelle, non lo faccio io in realtà, l'ha fatto EY, sulla bocca di tutti, però solo il 6% delle nostre società italiane sta realmente sviluppando una cultura inclusiva sul posto di lavoro. Insomma, la bocciatura è sonora, però, da questo punto di vista sull'Italia. Sean, qual è la strategia per mettere poi a sistema queste cose che ci avete raccontato? Con la premessa che non è che c'è una strategia, non c'è un unico metodo per affrontare questo tema, perché è un tema complesso, quello della diversità e inclusione, perché è un tema culturale che quindi vive ed esiste ed evolve all'interno delle nostre aziende, ma anche chiaramente all'interno del contesto paese e sociale in cui operiamo. Però ci sono degli elementi di una curva di maturità in cui possiamo agire e affrontare questo percorso. È una curva di maturità nel modo di intendere e nel modo di agire il concetto di inclusione. E qui il linguaggio anche è molto importante, perché se guardiamo a anche pochi anni fa si parlava di femminismo, di emancipazione, poi si cominciava a parlare di diversità. Poi no, non basta diversità, bisogna parlare di equità e poi anche di inclusione, anche di belonging, quindi di un vero senso di appartenenza, no? Nell'azienda, nel contesto in cui apparteniamo. E quindi questo già in azienda significa che il tuo percorso deve partire dal tuo modo di intendere questa tematica.
per poi affrontare il come vado ad agire. E anche qui si tende magari a partire dai singoli pezzettini, no? Ho una policy, un'iniziativa, una formazione, per poi andare a rendersi conto che, appunto, parlando di cultura, questa è una qualche cosa che va veramente messo a sistema all'interno dell'azienda e del contesto. E quindi questo si vede accompagnare. Qualche esempio: in Sisal siamo partiti diversi anni fa con, appunto, il concetto dal leadership di che cos'è per noi diversità, equità, inclusione, con il management, ma anche veramente come un approccio bottom up, con un inclusion team di colleghi in Sisal che veramente tanto hanno fatto in questi anni per agire insieme, no? E portare in azienda la loro volontà di creare questo tipo di cultura. Poi di processi, cioè, se ne possono fare tanti esempi, lo sappiamo tutti, no? Che significa che nei processi, sistemi aziendali esistono questi bias, esistono la cultura, quindi se non vai ad agire su quei sistemi non crei il cambiamento. E poi si parla anche della misurazione, che è un tema molto particolare quando si parla di questo tema. In Sisal, per esempio, abbiamo utilizzato come metodo non solo di creare un impegno concreto, visibile per le nostre persone, non solo per renderci conto del progresso o meno di quello che facciamo con i nostri interventi, i nostri impegni, quindi sia come mezzo che come finalità anche di renderci conto che di progressi ne stiamo facendo. L'esempio di cui si parla tanto è il gender pay gap, ovvero il divario salariale tra uomini e donne. 3 anni fa siamo partiti con un gender pay gap di 12,9%, adesso siamo sotto il 4% e sicuramente contiamo di raggiungere il nostro obiettivo di azzerarlo. Ecco, questo è un tema senz'altro che mi sta molto a cuore. Parlavi giustamente, anzi è stato, insomma, il tema del genere è all'inizio forse, no, di questa curva evolutiva. Pochi giorni fa ero qui vicino, insomma, all'Università di Modena e di Reggio, dove la Fondazione Idem Mind the Gap con la Fondazione Marco Biagi ha tenuto proprio un convegno su questi temi del genere. Allora mi ero portato via pochi numeri. Tasso di inattività in Italia 46% donne, 25% uomini. Part time sul totale delle lavoratrici 32%, totale dei lavoratori 8%. Le ore lavorate dalle donne sono 33, quelle degli uomini 41, ma se aggiungessimo il lavoro non retribuito, le donne sarebbero in vantaggio 69 a 52. Sul gender pay gap basta dire il dato IMSS, i famosi 8.000 euro all'anno che ballano. Insomma, Valentina, sappiamo che ci sono mille problemi culturali in questo paese, di retaggio, di gestione della famiglia e tutto quello che vuoi, però poi è anche vero che la busta paga la fa il datore di lavoro, per cui una responsabilità delle aziende c'è in questa situazione. Direi assolutamente di sì, è una responsabilità che dobbiamo, ma che come generali vogliamo anche avere. E vi racconto quello che stiamo facendo su questo tema. Credo innanzitutto che bisogna distinguere quello che possiamo fare internamente per le nostre persone, quindi per le donne che lavorano con noi, ma anche quello che è l'impegno che noi vogliamo avere nel contesto sociale. Parto dall'interno. Ci sono due elementi che vorrei citare, sui quali, due momenti specifici, due aree di impatto sulle quali possiamo lavorare. In primis, e torno al concetto che è già stato citato, analisi dei dati. Noi analizziamo puntualmente quello che è il miglioramento delle crescite delle donne rispetto ai percorsi di carriera in azienda ed andiamo ad incidere esattamente in quei momenti. Andiamo ad incidere come? Andando ad analizzare le modalità con cui avvengono i processi di promozione, i momenti di review salariale, in modo tale da garantire che ci sia un'equità di trattamento. Tra l'altro, General Italia è stata anche la prima azienda in Italia ad ottenere la certificazione di parità di genere, di cui andiamo molto fieri proprio perché testimonia questo nostro impegno. Dall'altro lato però l'azienda ha anche un altro ruolo, ovvero andare a supportare le donne in quei momenti di vita dove sappiamo che hanno un maggior carico inteso a livello familiare. Lo sappiamo, a livello di sistema
paese, funzioniamo ancora in un contesto dove molte delle responsabilità familiari sono ancora a carico delle donne. Faccio riferimento non solo al tema dei figli, ma a un altro tema che è particolarmente importante, che è quello della cura, per esempio, di genitori, di persone anziane che sono nel contesto familiare. E allora che cosa possiamo fare come azienda? Possiamo fare tanto. Innanzitutto abbiamo introdotto delle modalità di lavoro flessibile, quindi le nostre persone hanno una grande flessibilità per poter lavorare da casa con anche dei permessi aggiuntivi contrattuali, in modo tale da dare loro quella flessibilità per poter svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi e con anche delle tempistiche che siano più adeguate rispetto a quelle che sono le proprie esigenze. Abbiamo ampliato quella che è la nostra offerta welfare proprio per andare a coprire quelle che sono anche le problematiche che quotidianamente le nostre donne possono affrontare. Ad esempio abbiamo un asili nido aziendali, convenzioni con strutture sul territorio, abbiamo dei percorsi specifici per le donne che rientrano dal periodo della maternità, come per esempio ne cito uno, il back to work, dove andiamo a stimolare sempre di più anche un impegno da parte dei papà nella gestione di quelli che sono gli impegni familiari. Chiudo solo dicendo che è fondamentale per noi avere un impegno in questo senso anche nel contesto esterno e voglio raccontare una delle tante iniziative che facciamo perché è significativa e ha un impatto credo molto importante anche rispetto al contesto che stiamo vivendo. Noi facciamo dei percorsi di educazione finanziaria con una delle nostre società che è Alleanza Assicurazioni e portiamo il tema dell'educazione finanziaria nelle scuole. Lo portiamo nelle scuole perché è importante per noi andare a colmare quel gap formativo su queste tematiche che effettivamente è uno dei gap che poi frenano anche la crescita, lo sviluppo delle donne e che ahimè è purtroppo molto spesso legato anche al tema della violenza di genere. La violenza economica è una delle violenze principali che si riscontrano e quindi vogliamo lavorare per questo, per far crescere le nuove generazioni anche con questa nuova sensibilità e competenze. Questo discorso che ci fai di conoscenze si collega anche alla necessità di trasparenza. Noi dovremmo recepire una direttiva europea che domanda proprio trasparenza salariale. Molte volte le donne guadagnano di meno perché non hanno, diciamo, la forza di andare a chiedere tanto quanto guadagna il loro collega. Allora, Alessia, quanto pesa anche questo aspetto della trasparenza all'interno dell'organizzazione nel creare un ambiente realmente inclusivo? Sì, allora noi in Chef Express abbiamo già da qualche anno una prassi che ci permette di andare a lavorare sulla trasparenza. In termini di posizioni manageriali all'interno dei nostri punti vendita, noi oggi abbiamo il 56% di posizioni ricoperte da donne. Questo ci rende molto orgogliosi. Abbiamo avuto anche riscontro da un'indagine di clima che abbiamo lanciato un anno fa su questo, perché le persone riconoscono in Chef Express un'azienda che è attenta alle pari opportunità, è attenta all'equità, equità che viene vista come un valore solido dell'azienda, ma è un valore che può essere ancora di più valorizzato con la trasparenza. Anche le nostre persone ci chiedono comunque di avere maggiore informazioni e fare in modo che queste informazioni anche sui percorsi di crescita, sia per quanto riguarda appunto le posizioni che possono ricoprire, ma anche per quanto riguarda il salario, che siano più evidenti. Quindi lo riscontro anche nella nostra azienda, è quello che poi ci chiedono le nostre persone. Per questo motivo abbiamo fatto appunto una riflessione inizio anno e abbiamo lanciato una nuova People Strategy che prende il nome di TASK, gli abbiamo dato un nome, quindi TASK sta per Talent Strategy Chef Express, che ha l'obiettivo proprio di andare a rendere ancora più visibili e trasparenti i percorsi di carriera anche per il salario. Quindi le persone sanno che partecipando al percorso di formazione, al percorso di carriera, possono arrivare a una certa retribuzione e ovviamente una certa posizione, perché è legato a il modello è legato ai cluster che noi abbiamo dei punti vendita. Quindi diciamo che questo percorso ci ha portato a poter fare in modo che le persone poi si potessero candidare in maniera autonoma. Non c'è un filtro da parte del responsabile o da parte delle risorse umane, c'è una piattaforma, le persone si possono candidare e iniziare il percorso di formazione. Il filtro viene dopo che hai fatto la formazione, e quando poi andremo a certificare il ruolo ovviamente c'è il filtro sulla competenza, ma alla base la persona è libera intanto di candidare
candidarsi. Quindi i percorsi che abbiamo individuato sono dei percorsi sia di crescita verticale, quindi una maggiore responsabilizzazione nel ruolo, quindi da operatore a assistente o store manager, re manager e così via, ma anche dei percorsi orizzontali dove le persone possono decidere di ricoprire lo stesso ruolo ma in punti vendita magari più impegnativi in termini di format, e comunque una crescita. E poi in ultimo abbiamo inventato questa crescita trasversale che permette alle persone di ricoprire dei ruoli che possano comunque dare valore anche alle proprie passioni, alle proprie aspirazioni. Quindi l'operatore pluriservizio che si occupa ovviamente di servire il caffè può iniziare a diventare un esperto e di qualche materia particolare. Quindi abbiamo l'esperto di sostenibilità, l'esperto di recruiting, l'esperto della formazione, abbiamo l'esperto di food cost, perché per noi è molto importante l'attenzione al controllo ovviamente dei costi nella ristorazione. Ovvio che a mio parere questa trasparenza deve esserci già nella fase di ingaggio. Noi ci stiamo lavorando oggi per le persone che sono in azienda, ma va ovviamente valorizzata anche prima. Tant'è che 3 mesi fa abbiamo lanciato un Career Talks, che è stato il primo evento il primo evento radiofonico, un evento di radio edutainment che ha permesso proprio di andare a creare questo ponte tra gli istituti alberghieri e i professionisti della ristorazione. Hanno partecipato circa 250 ragazzi sparsi su tutta Italia, perché era un evento online. Abbiamo coinvolto chef, influencer e ovviamente le persone che lavorano anche nella nostra azienda, proprio per rendere anche loro visibili quali possono essere le opportunità all'interno della ristorazione e anche un po' sfatare i miti che ci sono sul mondo della ristorazione. Un po' il mondo se li è cercati. Allora, abbiamo quasi esaurito il tempo, visto che abbiamo avuto qualche minuto di ritardo proprio telegrafici, perché su questa cosa mi incuriosisce. Come mondo della ristorazione, lo shock della pandemia sappiamo che ha creato questo famoso mismatch tra domanda e offerta di lavoro, non solo di profili con alte competenze, ma anche proprio di profili, ovviamente col massimo rispetto, ma più basilari, diciamo, nelle loro mansioni. Ecco, com'è adesso da questo punto di vista il vostro mondo? Telegrafici, sì, un ultimo tiro, il Covid ha portato la fuga delle persone dalla ristorazione, ovviamente, perché erano mancate le basi, no? Anche economiche, per poter andare avanti. Quello che sta succedendo oggi invece è un ritorno nella ristorazione. Noi abbiamo molte persone che sono uscite, sono andate a lavorare nella logistica, nella GDO, che oggi vogliono tornare a lavorare nella ristorazione, perché in fin dei conti è un settore dove ci si diverte. È così. Ovviamente noi come azienda siamo un po' fuori dalle dinamiche che magari possono vivere dei piccoli ristoratori o delle piccole catene, perché siamo un'azienda solida, abbiamo un integrativo aziendale che va ovviamente a migliorare alcuni servizi legati alla persona, quindi anche noi abbiamo una piattaforma welfare dedicata a chi supera i 12 mesi di anzianità aziendale, ulteriori congedi già previsti, abbiamo delle borse di studio per i figli dei dipendenti, quindi ovvio che abbiamo la possibilità di offrire un altro livello, non siete insomma il piccolo ristorante che magari deve anche usare qualche espediente. Valentina diceva, nella ristorazione ci si diverte. Noi abbiamo da poco pubblicato dei dati di Gallup che dice che in Italia siamo a un livello di stress sul lavoro incredibile, moltissimi remano contro la propria azienda, no? Per quanto si sono disamorati del posto in cui stanno. Com'è che si riesce ad avere dei lavoratori un po' più felici? Ma credo creando un nuovo patto tra azienda e collaboratori. Diciamo che negli ultimi anni quella che è la relazione tra aziende e dipendenti è cambiata totalmente. Alla prima era una relazione estremamente lineare, quindi la persona metteva a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e in cambio riceveva una retribuzione, molto semplice. I cambiamenti nel contesto sociale, l'incertezza economica e sicuramente la grande disruption che ha portato la pandemia hanno completamente ribaltato questo tipo di relazione, che se vogliamo adesso è anche più equa, più paritaria. Quindi che cosa cercano le persone in azienda? Cercano una risposta anche ad altri bisogni e anche la possibilità di potersi esprimere a tutto tondo, quindi di trovare una cultura di tipo inclusivo. E quindi anche per noi in generale questo ha significato creare un nuovo modo di lavorare, un nuovo patto, e questo nuovo patto noi lo chiamiamo Red Working, e sostanzialmente si
basa su alcuni principi. In primis, fondamentale, quello della fiducia. Il secondo, quello della flessibilità. E poi, senso di intraprendenza e senso di appartenenza. Questi principi poi si declinano in attività, azioni molto concrete. In primis, appunto, come citavo prima, abbiamo un sistema di organizzazione, di smart working, che è estremamente flessibile proprio per venire incontro alle esigenze di tutte le nostre persone. Abbiamo un sistema welfare completo, totale, molto ricco ed avanzato, e abbiamo introdotto anche il concetto di benessere in azienda, dove per noi il benessere è un benessere che deve riguardare la parte fisica, la parte psicologica, la parte sociale e la parte finanziaria. Per darvi qualche esempio, in azienda, per quanto riguarda il benessere fisico, abbiamo degli spazi dedicati alle palestre, ma abbiamo anche delle convenzioni su tutto il territorio. Organizziamo dei check-up in azienda in modo tale che le persone abbiano modo di valutare quella che è la propria salute, ed organizziamo anche degli incontri di formazione e sensibilizzazione sul tema della salute, fino ad arrivare all'organizzazione di corsi di difesa personale, perché anche questa era una delle richieste che nei momenti di ascolto con le nostre persone erano venute fuori, oltre che lavorare anche sulla dimensione del benessere psicologico, perché anche quello è un'altra area dove a livello sociale riscontriamo che ci siano dei bisogni emergenti. E quindi abbiamo introdotto un percorso di educazione psicologica, al quale aggiungiamo anche un servizio proprio di supporto psicologico, perché vogliamo esserci per le nostre persone anche nei momenti di difficoltà della propria vita, e vogliamo che l'azienda diventi sempre più una rete in modo tale da supportare le persone in modo complementare rispetto a quello che accade nel contesto esterno, nella propria vita personale. Valentina, ci parlavi di benessere, Sean, mi fa venire in mente, parlavi della curva di maturità, no? C'è il tema della disabilità, ovviamente, quando si parla di inclusione, che da un certo punto di vista in Italia è molto rigidamente codificato, perché sappiamo che ci sono dei sistemi di quote, di liste dedicate di collocamento, però sappiamo anche che l'evoluzione della nostra società ha fatto emergere, c'è quasi una difficoltà, no? Anche nel fare outing di una disabilità che non è manifesta, perché non è più solo quella così visibile come era un tempo. Come si affronta questo tema, per chiudere? Sì, grazie Raffaele. Sì, credo che proprio una curva di maturità come in CISL ci abbia portato adesso, no? Parlando di genere, ma poi di diversità in ognuno dei suoi aspetti, ci abbia aiutato ad affrontare questa opportunità in maniera molto più attiva in questa fase. Premetto che, appunto, tornando in Italia dopo diversi anni, questo quadro normativo per me è anzitutto qualcosa che io, no, per l'azienda ovviamente, ma che va capita, che va approfondita, perché è complesso. Ed è, devo dire, con una lente, forse venendo da fuori, avendo visto anche altri modelli diversi, sì, presenta delle complessità, delle rigidità, anche per il modo in cui un'azienda vorrebbe portare avanti queste tematiche. Quindi sicuramente altri modelli che danno un concetto più ampio di disabilità e anche più fluido, no? Aiutano a dare una concezione veramente inclusiva della tematica. Torniamo anche al discorso del linguaggio, no? Una cosa di invalidità, di quantificare, di esonero, di convenzione, può essere un po' pesante affrontare la tematica con questo linguaggio, mentre se cominciamo a raffrontarlo e parlare di accessibilità, ha una connotazione del tutto diverso, no? Non si parla di una mia mancanza di abilità, ma si parla del contesto in cui agiamo e le cose che noi possiamo tutti fare nei processi, nei sistemi, nei comportamenti, per far sì che ognuno di noi, con le nostre diverse abilità, abbiamo lo stesso accesso alle opportunità di agire, di portare, di valorizzare le nostre competenze. Quindi torno un po' a questi concetti del modo di intendere e non modo di agire queste tematiche. Noi in CISL abbiamo
cominciato a parlare molto di questa cultura dell'ascolto, no? che apre lo spazio per le persone di parlare di abilità, di disabilità. E quando andiamo ad agire partiamo da creare presupposto per questa cultura di ascolto, quindi creare meccanismi di psychological safety, ovvero io se ho un'esigenza che l'azienda e il contesto può aiutarmi a esprimere il meglio delle mie competenze e del mio talento, posso dirlo e non ho paura di essere giudicata, e quindi credo che il quadro normativo non deve essere una scusa, no? Operiamo tutti all'interno del quadro normativo, ci sono opportunità che si presentano e la nostra possibilità, la nostra responsabilità di agire e come intendiamo e applichiamo le nostre strategie all'interno del contesto in cui operiamo. Bene, io ringrazio Sean Carson, Alessia Di Matteo e Valentina Tanzi, ringrazio anche di nuovo gli ascoltatori del podcast Soldi e buon proseguimento con Repubblica delle Idee. Soldi, il podcast di Affari e Finanza, scritto da Raffaele Ricciardi con la collaborazione di Giulia Cimpanelli, a cura di Marco Maisano e Valentina Tosoni. Una produzione One Podcast per Affari e Finanza.